di amici di Exclusive, buonasera. Stasera non vi parlo dallo studio di casa, ma dal giardino di casa mia. Siamo sempre a casa, non sono uscita. Ma non potevo raccontarvi da casa questo episodio particolare che è legato alle opere scelte da Lucia. Ed è legato anche a un nuovo amore che mi è nato dopo un processo di studi. Un giorno mentre camminavo per le strade della città di Firenze sono andata a inoltrarno, ho attraversato il Ponte alle Grazie, sono andata verso Piazza Demidoff e ho cominciato a guardarmi intorno e da fiorentina ho cominciato a dire: ma che cosa posso raccontare di Firenze che ancora non si sappia e che ancora non sia conosciuto? E così guardando sono stata incuriosita da una serie di disegni, graffiti, colori che segnavano il percorso. Sono andata a prendere un caffè e a prendere un caffè ho incontrato un artista che poi ho scoperto essere Carla Bruttini, si firma Carla Bru, e da lei ho cominciato un percorso, aiutata da lei, verso la street art. Così stasera voglio presentarvi la prima opera che ha colpito la mia attenzione. Ecco qua, ve la presento. Sono certa che camminando per le strade di Firenze, non solo, di Roma, di Milano, di Pisa, delle grandi città d'Italia, avrete incontrato questo artista o questa artista, perché è totalmente anonima, che dipinge grandi capolavori con la maschera, una maschera che fa uscire delle bollicine, con un motto sotto: l'arte sa nuotare. Bene, in un momento come questo, in cui veramente abbiamo bisogno di ispirazioni, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia qualcosa, no? Forse anche questo è legato al nostro momento. Cosa sappiamo e perché dipinga in blu e bianco e perché queste grandi opere? Certo è una bella mano, una grande qualità, e le opere hanno la maschera. È così l'idea che l'arte sa nuotare, l'arte sa amare, l'arte ci fa comunicare, l'arte ci parla, l'arte ci induce a anche trovare un nuovo metodo di comunicazione. Quindi non lo so, come dite voi, blub, dite blab, ne avete mai trovati in giro? Che cosa ne pensate? Qualcuno pensa che gli street artist siano imbrattatori di muri? Io penso che gli street artist raccontino qualcosa di nuovo, stiamo parlando di un'arte nuova e io sono rimasta particolarmente affascinata da quest'artista che ci racconta che c'è sempre un modo per poterne uscire fuori. Abbiamo una maschera diversa oggi, non è la maschera di Blub per andare sott'acqua, ma è una maschera che ci serve a tutti per respirare, la dobbiamo mettere i guanti. E quindi oggi la mia opera del cuore è il primo incontro con la street art a Firenze, Blub, questa bellissima Venere con la maschera. Oggi con questo vi saluto, oggi questa è la scelta di Lucia, vi abbraccio tutti, continuiamo forti in questa resilienza. A domani, ciao!